Sono la dottoressa Liliana Nappi, specialista in allergologia e immunologia clinica, perfezionata in allergologia pediatrica e citologia nasale e collaboro con la Casa di Cura Tortorella. La rinite allergica è una patologia infiammatoria della mucosa nasale dovuta all'esposizione a determinati allergeni, sostanze in grado di far sviluppare al paziente una risposta allergica. La rinite allergica può essere caratterizzata da ostruzione nasale, naso che cola, prurito nasale e starnutazione e può anche associarsi ad altre patologie allergiche come la congiuntivite allergica, la dermatite atopica e l'asma bronchiale. La diagnosi di rinite allergica si avvale di una visita allergologica specialistica con prove allergiche per aeroallergeni stagionali come pollini di alberi e piante e aeroallergeni perenni come acari della polvere, muffe ed epiteli di animali domestici. Qualora lo specialista allergologo lo ritenesse opportuno, è possibile prescrivere in corso di visita il dosaggio di IgE specifiche che vengono rilevate attraverso un prelievo venoso. In caso di sospetta associazione tra rinite allergica e asma bronchiale, è doveroso anche eseguire un esame spirometrico, che è un test del soffio che permette di rilevare la presenza di un'ostruzione respiratoria. La terapia della rinite allergica si avvale innanzitutto di una prevenzione, ovvero dell'allontanamento dell'allergene dalla mucosa nasale, attraverso lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Qualora sia possibile, come nel caso di rinite ad acari della polvere o a muffe, è importante anche mettere in pratica specifiche norme di bonifica ambientale. In più l'allergologo, da un punto di vista farmacologico, può prescrivere farmaci sotto forma di spray nasale e compresse o gocce orali. L'immunoterapia specifica è l'unico presidio in grado di modificare la storia naturale dell'allergia. Si tratta di somministrare al paziente proprio l'allergene ritenuto responsabile delle manifestazioni allergiche, sotto forma di gocce o compresse sublinguali o iniezioni sottocutanee. Chiaramente si tratta di estratti standardizzati, purificati, sicuri e ben tollerati. Piccole concentrazioni per lunghi periodi di tempo permettono di far acquisire una tolleranza immunologica. L'immunoterapia specifica ha numerosissimi vantaggi, la possibilità quindi di ridurre i sintomi, di ridurre l'utilizzo di farmaci e di ridurre anche il peggioramento dell'allergia stessa. In tutti i casi di rinite non sostenuta da un meccanismo allergico è possibile eseguire l'esame citologico della mucosa nasale. Un semplice prelievo di muco nasale permette una visualizzazione al microscopio ottico di un eventuale stato di infiammazione e fare dunque diagnosi di rinite non allergica per impostare terapie sempre più personalizzate e mirate nell'ottica di un'allergologia di precisione sempre più moderna e all'avanguardia.